Il governo Monti ha scelto l'austerità, quindi una manovra pesante da 20 miliardi di euro, forse anche tagli della spesa pubblica, al momento pochini. È questa la soluzione giusta? L'austerity è stato un errore. Hanno provato ad aumentare le tasse e a tagliare le spese, ma hanno peggiorato le cose. È stata una richiesta della Banca Centrale Europea, dell'Unione Europea. Queste sono condizioni che l'Unione Europea ha imposto all'Italia, alla Grecia, a tutti. La riduzione del deficit è un errore per l'economia, fa aumentare il tasso di disoccupazione e fa aumentare anche il deficit in realtà. E penso che la Grecia lo dimostri. Quando aumenti le tasse e tagli le spese, l'economia crolla e dopo non raccogli nemmeno tasse perché la gente non può pagarle. E anche la spesa pubblica aumenta a causa della disoccupazione. Quindi alla fine quello che chiamiamo l'austerity fa aumentare il deficit. Per l'economia è un disastro, per le persone è un disastro. Se qualcuno capisse cosa stanno facendo, non credo che questo accada. Potrebbe quasi chiamarli criminali, moralmente criminali. Potevano avere una disoccupazione al 7% e lasciare salire il deficit stimolando la crescita. Invece hanno fatto salire il tasso di disoccupazione fino al 10% e hanno distrutto l'economia. Viaggiando per il paese si vedono persone spaventate, ferite, tristi, non sanno cosa fare. Secondo lei, all'Italia conviene stare nell'euro o ritornare alla lira? In un mondo perfetto, se la Banca Centrale Europea garantisse il debito, e se fossero consentiti deficit per combattere la disoccupazione, se il patto di stabilità imponesse deficit del 6-7%, allora consiglierei di restare nell'euro. Ma se la zona euro e l'Unione Europea insistono a gestire la moneta così, mantenendo la disoccupazione al 10%, allora non conviene più restare nell'euro. Allora dovete tornare alla vostra moneta per abbattere la disoccupazione fino al 3, 4, 2%, vicino allo zero. Noi abbiamo un detto: per uscire dalla buca devi smettere di scavare. Non dovete ripagare il debito, lo pagate quando volete. Non siete obbligati a pagarlo, potete dichiarare il default. Se tornate alla lira, ed era già così negli anni Ottanta, fino alla conversione, lo Stato dovrà prima spendere e poi raccoglierà le tasse. Come il governo degli Stati Uniti, prima spende dollari, poi li raccoglie. Il downgrade non ha creato problemi. Negli anni Ottanta l'economia italiana era forte, bassa disoccupazione, buona crescita, prosperità, e l'inflazione era al 10%. Era un problema? Che succederebbe se l'Italia tornasse a quei giorni? Sarebbe un bel periodo, no? Lei che ne pensa?